Eccoci qui di nuovo insieme per la seconda parte di Prima Mattina. Quest'oggi, come anticipato, l'ospite che è venuto a trovarci in studio è l'assessore al comune di Teramo, Valdo Di Bonaventura. Buongiorno, assessore. Buongiorno a tutti. Con lui parleremo ovviamente dei tanti temi che riguardano le sue deleghe, che sono davvero corpose, numerose, che lo impegnano quotidianamente per tante ore al giorno. Prima stavamo un po' parlando appunto della giornata tipo, no? Dell'assessore Di Bonaventura, che inizia molto presto la mattina e finisce tardi la sera, no? Perché sì, purtroppo, davvero tanti argomenti e problemi da risolvere. Difficoltà sono tante, almeno l'impegno ce lo dobbiamo mettere, quindi vuol dire che abbiamo assunto questo onere e quindi c'è da parte mia il massimo impegno per cercare di dare risposte per quello che si può, ma comunque piano piano di proiettarci in un futuro dove riusciremo magari a dare maggiori risposte, a risolvere un po' i problemi che investono tutto il territorio. E dall'ambiente, quindi insomma il problema dei rifiuti al verde pubblico, manutenzioni che ovviamente lo interessano e lo impegnano particolarmente, poi senza dimenticare l'edilizia popolare, insomma l'emergenza abitativa, davvero tanti tanti temi. A volte si è vociferato anche un po' di uno scoramento da parte sua per la grande fatica di stare dietro a tutto e le difficoltà che diceva anche a livello di bilancio, ovviamente, per i fondi a disposizione e anche della macchina amministrativa, perché diciamo anche di un comune che poi non ha tutto questo personale a disposizione per stare dietro alle problematiche. Queste sono soprattutto, no, le difficoltà con cui deve far fronte. Alle difficoltà economiche si aggiunge anche la difficoltà dal punto di vista amministrativo, perché purtroppo il comune sta perdendo man mano dipendenti e da tanti anni non si fanno riassunzioni. Quindi c'è a livello burocratico, non è che la burocrazia viene combattuta, anzi c'è sempre un numero di leggi maggiore da rispettare, quindi diventa difficile. Ci siamo dovuti barcamenare in questi primi mesi anche con pochissime risorse. Purtroppo è vero che è stata una parte il bilancio è stato rimesso un pochettino in linea, ma dall'altra parte ci siamo trovati con un capitolo di bilancio allo zero, quindi soprattutto dal punto di vista della manutenzione. Io mi scuso per i cittadini che a volte le tante segnalazioni che arrivano non sempre riusciamo a dare risposte, quindi dobbiamo immaginare un futuro diverso, piano piano di mettere a regime tutte le richieste, cercare di dare risposta. C'è poi il problema importante, quello degli asfalti, perché le nostre strade oramai sono ridotte a colabrodo e ogni giorno qualcuno incappa in qualche buca. Lì servirebbero davvero tanti tanti soldi, no? Tanti fondi. Abbiamo assunto l'impegno, io soprattutto in prima persona, di investire 1 milione di euro, il tempo di predisporre un piano sugli asfalti, quindi facendolo anche con un clima giusto, perché poi facendolo col freddo, quindi parliamo di maggio-giugno, mi auguro di poter mettere in campo questo intervento di asfalto abbastanza importante, corposo, e cercare di risolvere almeno, certo non è che possiamo risolvere il problema degli asfalti in poco tempo. Con 1 milione di euro, però sicuramente daremo una risposta importante. E tra l'altro ci stiamo anche attrezzando per anche il problema affrontare al meglio il problema delle buche, perché è anche quello un problema che rimarrà, non è che facendo 1 milione dell'asfalto non avremo più le buche, e quindi attrezzarsi al meglio per risolvere, affrontare il problema in maniera più professionale. Avete idea più o meno già magari da dove partire, quali potrebbero essere le priorità? Diciamo le priorità è un po' tutta la città. Incaricheremo, ci sarà un tecnico che farà, redigerà un progetto di intervento dando priorità, documentando il tutto. Sicuramente Viale Crucioli è il punto principale, veramente lì. Stiamo vedendo proprio da queste immagini, infatti, che si riferiscono proprio a Viale Crucioli. Vedi, io non l'avevo visto. Qualche giorno fa siamo andati proprio a fare una sorta di reportage sulla inaccettabile. Insomma, i negozianti, proprio quando c'è la pioggia, si devono coprire. Perché, e quindi Viale Crucioli sicuramente, il Ponte San Francesco lo stesso, di Casi Ponte San Gabriele, ma non vogliamo dire fare vie, un po' dappertutto. Cercheremo comunque di dare un segnale anche in ogni frazione, un piccolo segnale, ci voglio, non cercando di non dimenticare nessuno, tenendo conto che pur essendo una somma importante perché la situazione, se uno va in giro, è drammatica. Ma non è un problema solo della città di Teramo, è un buon problema che affligge anche le strade provinciali e di altri comuni. Siamo partiti da questo capitolo, capitolo manutenzioni, proseguiamo allora su questo filone, perché poi invece vorremmo parlare diffusamente anche della questione rifiuti. Però allora, siccome stiamo parlando di manutenzioni, un
punto strategico della città sul quale si sta concentrando molto l'attenzione dell'assessore di Bonaventura è quello del parco fluviale, che ha bisogno di notevoli interventi di manutenzione. Parco fluviale del Vezzolo in particolare, lì vi state concentrando. Quali sono i progetti e le cose che state mettendo in campo e su, diciamo, quest'area verde? Il parco fluviale è un luogo straordinario di questa, uno dei posti più belli di questa città, è un patrimonio che dobbiamo tutelare in tutti i modi. Quindi adesso stiamo facendo un piccolo intervento di sistemazione delle piste perché c'è fango dappertutto, quindi un piccolo intervento fatto con gli operai del comune, quindi temporaneo. Poi stiamo predisponendo un piano di intervento per riqualificarlo un po' tutto, tra l'altro abbiamo uno smottamento sotto vicino al mulino e anche lì bisogna cercare di reperire risorse per rimettere a posto quello smottamento. Ma i problemi sono tanti, quindi sul parco fluviale ci stiamo la massima attenzione, perché comunque è vero che il problema più importante è quello degli asfalti, sicuramente al primo posto, però non dobbiamo nemmeno dimenticarci la piccola attenzione che riguarda luoghi così importanti come la Villa Comunale, come il parco fluviale, perché proprio dalla bellezza dei nostri luoghi dobbiamo ripartire per cercare di ridare splendore a questa città. Ecco, su un polmone verde come la Villa Comunale lei si è impegnato tanto, si è speso molto e come dire, ha avuto già dei risultati apprezzabili, riconosciuti anche da parte dei cittadini. Il parco fluviale, i parchi fluviali, poi possiamo chiamarli come dire anche al plurale, no? Vezzolo e Tordino, anche se poi costituiscono un unico anello verde attorno alla città, sono probabilmente una delle caratteristiche principali della città di Teramo, possono davvero diventare anche non solo un luogo per il tempo libero dei teramani, ma anche un'attrazione se ci si investe. Assolutamente, adesso molto. Probabilmente porteremo anche lì, e c'è una richiesta di portare il mercato del MIT, quindi una volta al mese, quindi, ma è un posto straordinario, come vedete alcuni punti sono stati curati e oggi soprattutto quel tratto vicino al Ponte degli Imbiccati. Dobbiamo recuperare al più presto il Ponte degli Imbiccati e il Fondale della Noce, due posti straordinari. C'è una, proposta dell'Archeo Club per il momento abbandonate. C'è una proposta dell'Archeo Club per recuperare quei luoghi. Quindi c'è una disponibilità dell'Associazione Ambientale di collaborare, quindi noi ci incontriamo spesso, adesso anche stasera, giovedì, domani sera c'è un altro incontro. Quindi stiamo investendo sulla collaborazione di tutti, perché da solo l'amministrazione non sarà in grado di ritirare quel giusto decoro e quella bellezza della città. Quindi da questo punto di vista voi vorrete anche tentare l'affidamento in gestione di alcune zone del sì, andiamo in quella direzione. Adesso si tratta di mettere su un progetto, un bando, un avviso di gara, perché però certo bisogna tener conto che fu fatto questo tentativo che non andò a buon fine, perché si chiedeva troppo a chi prendeva in gestione, si chiedeva pure un affitto, quindi mi surreale che chi deve gestire un tratto del parco poi per avere una piccola attività o quant'altro. Quindi stiamo andando in questa direzione e sto cercando di investire nella gestione dei tratti del parco fluviale anche le associazioni ambientali, magari per mettere su punti informativi che sono utili, ma soprattutto per cercare che ogni associazione possa poi tutelare e curare un tratto del parco, perché la manutenzione è importante, ma da solo l'amministrazione con i mezzi che ha, con il numero di operai ridottissimi, tra l'altro molti hanno inabilità importanti, quindi c'è un problema dal livello di interventi dal punto di vista con gli addetti del comune, quindi diventa difficile, e io dico che un patrimonio come il parco dobbiamo cercare di trovare strade per cercare di valorizzarlo in tutti i modi. Visto che sta parlando degli operai, degli addetti del comune, vabbè, le lo chiedo dopo, adesso intanto c'è questo messaggio da casa. Buongiorno, volevo chiedere se era possibile far sistemare le 10 plafoniere non funzionanti all'interno del sottopassaggio che attraversa Piazza Garibaldi. Ho inoltrato 2 segnalazioni all'URP da dicembre, ma purtroppo fino a qualche giorno fa non avevano avuto successo. Grazie e buona giornata. Io ringrazio il telespettatore perché non ero a conoscenza, normalmente seguo tutto, soprattutto quando riguarda la villa e anche il sottopasso. E zone limitrofe. Non ero a conoscenza di questo perché un problema di illuminazione esiste nel parco fluviale, ma lì
non ho avuto la possibilità di sistemarle perché mi dicono gli operai addetti agli impianti elettrici che non si riescono a reperire quelle lampade per metterle a posto. Quindi, dei pali della luce che sono alla luce sul parco fluviale. Perché quindi speriamo con la seconda fase del progetto PARE di mettere una nuova illuminazione anche al parco fluviale. Quindi lì questo ringrazio. È una problematica che riguarda il sottopasso. Riguarda di, questo, secondo di me si può sistemare. Adesso prendo nota perché purtroppo le segnalazioni a volte sono tantissime, arrivano anche a me, però magari mi è sfuggito, certo. Anche perché è stato il periodo del passaggio del trasferimento degli uffici, non siamo stati sgomberati, sì. Diciamo il mezzo informatico l'ho avuto collegato da molto ritardo, Palazzo Pompei, abbiamo avuto tanti problemi, sì. E quindi però prendo nota della segnalazione del cittadino per risolvere il problema. Questo problema di illuminazione presto. Del sottopasso di sì, Piazza sì, Garibaldi più presto. Stavo dicendo prima, visto che lei ha fatto riferimento alla dotazione organica anche del comune, ne parlavamo prima della diretta, dell'inizio della nostra trasmissione. C'è un problema di personale, perché il personale del comune non è sufficiente anche da un punto di vista di quello addetto sia agli uffici sia proprio al personale operaio, tecnico, addetto alle manutenzioni, e ci sarà, mi diceva, anche un turnover, o meglio, insomma un abbandono per quanto riguarda i pensionamenti. Questa è una grossa preoccupazione, perché già il numero degli addetti è ridotto. Comune di Terno fino a qualche anno fa aveva 480 dipendenti, oggi sono 252 dipendenti. E purtroppo c'è il rischio con la quota 100 che circa 80 addetti possono fare richiesta di pensionamento, e molti lo stanno facendo. Quindi e sarà difficile, sarà impossibile sostituirli. Ma è difficile, con nuove assunzioni. Bisogna seguire le procedure, non assunzione, c'è un piano assunzione per il fine anno e inizio del prossimo anno. Lo stesso problema dicasi per il gruppo manutentivo del comune, che purtroppo ha di addetti veri e propri, perché ce n'ha poco, perché molti hanno limitazioni, chi ha il 100% e chi limitazioni di sollevamento pesi, quindi di fatti gli operai agibili al 100% sono proprio pochi. E io dico che bisogna investire sul numero dei dipendenti della manutenzione, perché ho notato che se riesci a intervenire con i tuoi addetti, devo dire che poi sono degli operai veramente di grande valore, ma anche degli impiegati, perché a volte siamo portati a delegittimare un po' l'impiegato pubblico, ma poi non è così. C'è qualcuno, ma ci sono anche tanti piccoli eroi che giornalmente sono sempre a disposizione a tutte le ore, quindi c'è una massima attenzione e disponibilità. Purtroppo anche sì, quando riguarda l'ufficio manutentivo abbiamo fatto richiesta, e il prossimo anno dal 2000 e gennaio 2020 possiamo procedere all'assunzione di 4 nuovi operai. Perché io dico, se di nuovi mezzi, perché il comune purtroppo non è dotato di mezzi adeguati. Non ha un bobcat, non ha un camion sollevatore, io vedo un palo della luce dal mese di agosto sulla rotonda verso l'ospedale, che non ho, avendo un'impresa a disposizione, non ho il mezzo per sollevare quel palo. Quindi bisogna attrezzarsi, perché quello che ho notato, che ho potuto riscontrare, è che l'intervento che si riesce a fare con i propri operai rispetto all'intervento di un'impresa è immediato e costa molto di meno, viene a costare molto di meno. Quindi dobbiamo investire su questo, su un ufficio manutentivo più numeroso e con mezzi adeguati per poter dare risposte alle tante richieste di maggiori interventi da parte dei cittadini. Capitolo rifiuti, che è un'altra problematica molto sentita dalla cittadinanza, anche dall'amministrazione, che si sta battendo soprattutto per quanto riguarda la lotta all'abbandono indiscriminato dei rifiuti sul territorio, perché spuntano ogni giorno microdiscariche, ma ce ne sono anche alcune ormai storicizzate, cioè nel senso dei luoghi che proprio vengono scambiati ormai da tempo da cittadini sicuramente insomma poco attenti all'ambiente, proprio come vere e proprie discariche. Da quel punto di vista state cercando di contrastare questo fenomeno di inciviltà, in che modo in particolare? Intanto, come ha visto, abbiamo fatto una convenzione con le GADIT, con le guardie ambientali, proprio per cercare di combattere questo triste fenomeno che sta diventando veramente disdicevole e drammatico. Abbiamo avviato una campagna pubblicitaria, vedete lungo lo Stradone sono dei manifesti proprio di invito a non abbandonare i rifiuti, per
perché il nostro territorio è coperto di rifiuti. Io giro tutto il territorio, lungo le strade, vicino alle frazioni, ai quartieri, c'è un abbandono di rifiuti sconsiderato, ma basta, è generalizzato, ma non solo. Tra l'altro dobbiamo dire ai cittadini che quando andiamo a bonificare un luogo, una discarica a cielo aperto, dobbiamo chiedere un preventivo la terra e poi dobbiamo, saranno i cittadini, tutti i cittadini insieme a pagare quell'intervento che ci costa. Quindi noi stiamo avviando questa campagna pubblicitaria, fra poco ci sarà l'intervento, adesso andremo a definire la convenzione con le guardie ambientali, quindi ci saranno installate fototrappole e chi verrà colto in flagrante sarà punito in maniera pesante, perché è il momento di dire basta. Però ecco, anche lì ci deve essere oramai la sensibilità di tutti i cittadini ad intervenire, ad avvisare, ad avvisarci, perché non è più tollerabile vedere questo abbandono di rifiuti sconsiderati, quei rifiuti buttati lì rimarranno lì per anni, decenni e forse anche di più di decenni. Quali sono i luoghi particolarmente soggetti a questo Diciamo subito, destino di diventare discariche? La strada che scende da Casalena, la strada che scende dall'ospedale da Villa Mosca, il ponte della Cona, il ponte che va verso Torricella, il tratto di strada da Collatrato Basso che va a Collatrato Alto, poi Contrada Piane, c'è un abbandono di rifiuti smisurato, adesso lì dobbiamo intervenire, tra l'altro anche per fare interventi manutentivi sulla strada, ma c'è un abbandono di rifiuti veramente inaccettabile. Ovviamente quelle zone dove è facile raggiungere con la macchina, no? E dall'auto poi buttare disparte, direttamente Contrada Secciola, lì abbiamo fatto una bonifica che è costato un intervento della TEM anche in termini economici per la parte dell'amministrazione comunale. Ieri mi hanno inviato le foto, c'è una nuova discarica abusiva nonostante l'intervento che avevate fatto insieme sì, a te, quindi, di bonifica. Che possiamo dire? Io dico che intanto adesso noi vogliamo, proprio per sensibilizzare i cittadini, ho proposto l'altra sera un incontro con l'associazione ambientale, adesso avrò un incontro con i comitati di quartiere per fare delle giornate ecologiche nelle varie frazioni, nei quartieri. Significa, chiedendo dunque il diretto intervento dei cittadini, dei residenti per ripulire le zone. Ripuliamo, perché sennò diventa difficile, ma ha due obiettivi. Cosa che già a volte spontaneamente già accade, magari anche per le attività di manutenzione, spaccio dell'erba. Sì, dobbiamo veramente attività spontanee. Insieme cerchiamo di ripulire questi territori, magari coinvolgendo anche una giornata per stare insieme, comunque ma soprattutto oltre a raccogliere rifiuti, per sensibilizzare i cittadini che non è possibile, non è più accettabile questa situazione di degrado che sta investendo il territorio in maniera veramente sempre più corposa, sempre in maggior aumento. Non è più, dobbiamo provarci in tutti i modi di frenare questo fenomeno, triste fenomeno. Beh sì, qui ovviamente l'azione dell'amministrazione è importante, però ovviamente nasce tutto da un discorso di educazione civica della popolazione, perché abbandonare i rifiuti per strada o nelle aree verdi è davvero qualcosa di inqualificabile. Ci sono altri messaggi, dalla regia Cristian De Luca mi segnala la presenza di altri messaggi, allora li leggiamo insieme. Buongiorno, pur se non è il suo assessorato, può darci qualche notizia sull'autonoma sistemazione? Credo che volesse intendere il telespettatore. Grazie. Sì, io sono informato, diciamo che nonostante siano state date informazioni da qualche parlamentare che erano arrivati le somme da destinare per l'autonoma sistemazione, di fatto a ieri non erano il CORE, non ha ancora avuto niente, quindi speriamo che a giorni dovrebbero arrivare e poi il comune in poco tempo riuscirà a dare risposte. Quello del problema dei terremotati è uno dei problemi emergenziali di questa città, perché questi cittadini sono fuori oramai da più di 2 anni ed è veramente disdicevole che ancora oggi non riusciamo a dare risposte, le istituzioni riescono a dare risposte dal punto di vista della ricostruzione. Quindi se ne parla ancora oggi sui quotidiani, sul quotidiano della città c'è un nuovo punto della situazione che parla di ancora 5.320 teramani sfollati, oltre 4.400 che percepiscono il CAS. Appunto. Purtroppo c'è da dire questo, che lì a livello normativo è il vero problema. Hanno equiparato le bigole e normative complesse. Io c'ho degli scritti che ho fatto sul gruppo degli sgomberati, proprio dell'inizio, dissi che quelle norme andavano cambiate perché così sarebbero passati anni. Sì. E così purtroppo ha avuto ragione, perché quelle norme vanno modificate, poi a ciò si aggiunge un'incapacità del USR di intervenire in maniera sulla ricostruzione. Adesso tutte le giustificazioni del caso, però ecco, c'è stato un ritardo notevole
Beh, questa sarà una priorità assoluta anche della nuova giunta regionale, del nuovo presidente della regione. Ma mi auguro di sì, però voglio dire, adesso non è che anche a livello di norme c'è già un governo a livello nazionale da 9 mesi, quindi non si è fatto, di fatto non si è fatto nulla. Sì. Quindi bisogna accelerare in tutti i modi, perché per chi non vive il problema non lo capisce, ma per chi deve abbandonare la propria casa è un grande dolore. Soprattutto per le persone anziane che difficilmente riescono poi ad ambientarsi, ad abituarsi a un nuovo sistema di vita, quindi un grande dolore. Le istituzioni stanno buttando tanti milioni di euro senza dare poi risposta il CAS, il contributo di autonoma assistenziale costa tantissimo e si sarebbe potuto evitare e risparmiare importanti somme procedendo subito con una ricostruzione più veloce, assolutamente. Che le B si potevano recuperare, ma direi che molte case non andavano sgomberate, onestamente. Conosco, io le ho viste una per una, soprattutto quella dell'Ater. Sì. Secondo me andava limitato il numero del però ecco, una volta che c'è una scheda EDES, quindi è un problema dei problemi, il problema dei problemi, perché poi tra l'altro è un boomerang per la città, perché tante persone sono fuori Teramo, situazioni drammatiche come collaterale, le stesse attività commerciali, cioè, soffrono. Ne risente tutto il tessuto economico e sociale del quartiere. Un altro messaggio credo che ci sia da leggere ancora: con la somma che pagate per il percolato, quante buche verrebbero sistemate? O non vi conviene parlarne? Lo scrive di Diomede, che conosce perfettamente il problema della discarica alla Torre, diciamo, il presidente del comitato. Una delle questioni che abbiamo avviato alla risoluzione è quella della discarica. Ringrazio Diomede, che conosco benissimo. Ha detto bene con quelle somme. Quanto spendete per il percolato? Speriamo adesso 500.000 euro, ma negli altri anni si era speso, negli anni passati si parlava di 600.000-700.000 euro. Ci sono però i fondi, se non sbaglio, se non ricordo male, però per diciamo che è stato chiusura definitiva. Il quarto giorno io sono stato nominato come assessore, mi sono recato a Pescara, da lì altri viaggi a Pescara per affrontare il problema. Devo dire che ha avuto un finanziamento corposo di 2.640.000 euro, che quindi adesso siamo partiti subito. Adesso dobbiamo rifare un'altra conferenza di servizi, ce n'è stata una, perché stiamo proponendo come amministrazione per la chiusura un metodo alternativo alla legge 36. Cosa significa? Un metodo alternativo, perché vorremmo non caricare troppo di peso quella discarica, e quindi un metodo alternativo più leggero, però la regione per autorizzarci vuole delle motivazioni, quindi stiamo facendo dei rilievi anche con l'ARTA e con tecnici per giustificare questa richiesta di usare un metodo alternativo alla chiusura più leggero. E quindi però è un problema che abbiamo affrontato con successo, per dire, abbiamo avuto il finanziamento e adesso dobbiamo accelerare i tempi per la chiusura, perché quelle somme, come ha detto il signor Diomede, che ha posto, mi ringrazio per aver posto il problema, possiamo poi investirle per la manutenzione. Quindi è un problema che abbiamo affrontato, devo dire, abbiamo del finanziamento. Quanti anni è che è crollata la discarica? Tantissimi anni, ma oggi non si era avuto un risultato sotto questo punto di vista, quindi c'è stato questo successo di avere questo finanziamento. Adesso dobbiamo accelerare i tempi, se c'è qualche ritardo è per questa motivazione, perché comunque se possiamo alleggerire quello che andiamo a mettere sopra la discarica, la chiusura è preferibile, ci evita qualsiasi rischio. Assessore, come vede, ovviamente i discorsi e gli argomenti poi tirano altre domande, altri interventi da casa. È la signora Daniela che ci scrive, la salutiamo: vorrei segnalare che la giostrina da noi già segnalata tempo fa dei giardini di via Arno è rotta seriamente, i bambini potrebbero farsi male. Grazie e buona giornata. C'è anche il palo della luce che è adagiato sull'aiuola del promenade. Allora, sono tante piccole segnalazioni l'aiuola del promenade è quello che avevo segnalato prima. C'è un palo della luce che non riuscite a spostare, ecco, non riusciamo a spostare perché l'amministrazione c'è il mezzo adatto. Ad oggi devo dire, io non ho avuto un'impresa a disposizione, perché sulla manutenzione di fatto al capitolo 2018 c'era la voce manutenzione strada e quant'altro, 300.000 euro, poi dice da ricavare
con le vendite degli immobili. Quindi praticamente c'erano 9.000 euro che sono state spese per un intervento sulla palestra San Gabriele, per la sistemazione che stiamo facendo attualmente. Quindi, non avendo un'impresa, il comune non ha un mezzo sollevatore. Per quanto riguarda la Giostina, di Via Arno, devo dire che la cosa mi era stata segnalata, quindi sollecito, ho segnalato l'intervento, ma probabilmente tante sono le richieste, cercherò di oggi sollecitarlo, perché quello è un problema che possiamo affrontare e risolvere. E su Viano tra l'altro c'è un problema da affrontare, che c'è una perdita di acqua che crea notevole disagio da un pozzetto, quindi lì dobbiamo cercare di intervenire. Anche lì sto aspettando di avere un'impresa a disposizione, perché noi quel tipo di lavoro non possiamo effettuarlo con i nostri addetti. Ancora, buongiorno, a proposito dei rifiuti qui a Lacona, è una cosa indecorosa, sotto i ponticelli, vicino alle poste, vicino ai giardini, anche sopra dove c'era il CONAD una volta, grazie. Infatti, se non sbaglio, io già ho segnalato, sì, citato quella zona, vede, il ponte della CONAD. Difficilmente mi si trova impreparato, perché ripeto, la mattina sei in ufficio, quelle giornate quando ci rientro, diciamo, faccio quasi tipo un orario d'ufficio, e poi però gli altri pomeriggi vado in giro, quindi sia, ha detto bene, l'avevo detto prima, e anche il ponte che va verso il ponte della quello vecchia vecchio, chiesa della, sì, Corte, vicino a, di fronte, sì, alle poste, vicino alle poste, sì, 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 sotto al Conad. E poi c'è anche il ponte che va verso Torricella, anche lì c'è una montagna di rifiuti. Ma guarda, basta andare a Piazzale San Francesco, se vede lungo la scarpata, che è una cosa disdicevole, sì, e il problema è rilevante, quindi. Qui si dice del parco fluviale buio, pericoloso per chi fa sport la sera, può intervenire velocemente, grazie. Ma io già l'ho detto anche qui, la difficoltà di reperire le lampade. Il telespettatore forse non ha seguito all'inizio, già avevo detto che lì c'è un problema di illuminazione, sì. Praticamente mi dice il tecnico che quelle lampade non si trovano, per quel tipo di lampione, che non sono più sul mercato, e quindi stiamo aspettando. Siete costretti dunque a cambiare, sì, direttamente l'impianto. L'impianto, insomma. E quindi col progetto padre, la seconda fase del progetto padre, che parte fra non molto, adesso si è chiusa la prima fase, e quindi andremo a installare circa 100 punti luce, e qui, tra quei 100 punti luce ci sarà previsto l'intervento sul parco per ridare la giusta illuminazione. Avviamoci verso la conclusione, d'altronde, assessore, lei si occupa di tante deleghe, quindi i cittadini e i telespettatori la sollecitano su tante problematiche. Volevamo spendere due parole sul discorso isole ecologiche, questa sperimentazione che sta per partire. Avete fatto un incontro un paio di sere fa anche con i comitati di quartiere e frazioni. Installerete dunque delle isole ecologiche in alcune zone della città, con quali obiettivi e dove soprattutto? Beh, diciamo che oramai si è visto che il porta a porta spinto, così spinto, creano pochi problemi. Tra l'altro abbiamo il problema che adesso i mezzi sono fatti su tutti obsoleti, quindi la tema ha grosse difficoltà poi sulla sostituzione dei mezzi. Quindi intanto si partirà con la prima sperimentazione, ci hanno dato 3 isole ecologiche a Nepezzano e Piano d'Accia proprio come sperimentazione. Poi stiamo prevedendo, ne stiamo discutendo in questo momento anche con i comitati di quartiere, c'è stato un incontro l'altra sera, come lei diceva, anche perché noi stiamo cercando di investire del territorio delle nostre scelte, che sono le cose importanti che vogliamo portare avanti. Quindi poi saranno collocate le isole ecologiche per il momento nelle frazioni, ma non in tutte le frazioni, in alcuni punti centrali, perché mettere in ogni frazione, al momento la TEAM non ha questa, significa fare un investimento corposo e diventa difficile, impossibile, quindi è un inizio. Fermo restante che inizialmente rimarrà il porta a porta, sarà ridotto, ma rimarrà comunque, e poi verrà, si ha la possibilità, effettuato ogni 15 giorni, cioè se uno non so, una raccolta della carta viene fatta una volta a settimana, poi viene fatto ogni 15 giorni, quindi si riduce la raccolta dal porta a porta, ma rimane per, e ci saranno queste isole ecologiche sviluppate in punti che diciamo raccolgono un po' vicino a alcuni gruppi di frazione, ne saranno messe per il momento, adesso il numero preciso non lo ricordo, vorrei dire cose inesatte, però ecco, si parte così con una sperimentazione, prima la sperimentazione Piano d'Accia San Nicolò con 3 isole ecologiche. Quando saranno installate queste prime isole? Ma io penso nel giro di un mese o due dovrebbe essere installate. Poi per quanto riguarda invece le altre, ce le ancora deve essere approvate, certo, anche perché stiamo redigendo il PEF, insomma bisogna prevedere il tutto, però ecco, parte la prima sperimentazione San Nicolò, Piano d'Accia e Nepezzano con 3 isole ecologiche, e poi saranno dislocate in alcuni punti che possono dare, essere utilizzate da alcune frazioni, da alcune e
dalle case sparse. È solo l'inizio per cercare di ridurre i costi del porta a porta. Ma sì, perché se noi in questo modo si aumenta anche la percentuale di raccolta. È un modo per arrivare alla tariffa puntuale, quindi perché lì poi sono si va a convertire il rifiuto con la tessera magnetica, con il codice fiscale e quant'altro. Genererà dunque una tessera e quindi risulterà tutto quello che tutto fa ciò che viene e valuterà conferito. Anche la differenziata che riuscirà a raggiungere un cittadino. Quindi si va nella direzione giusta. D'altronde i paesi del nord e del nord Europa utilizzano questo metodo ormai da tempo anche qualche successo. Comune qui intorno, mi sembra Torricella, sì. Le ha installate già da un po' di tempo. Sì, si sta andando in questa genere. Direzione. Tra l'altro adesso tornando collegandoci un po' ai rifiuti, l'obiettivo che ci dobbiamo porre è quello di ridurre la quantità dei rifiuti. Adesso approveremo fra non molto un'ordinanza sindacale, l'uso della plastica monouso, soprattutto si partirà dai luoghi pubblici e quindi cerchiamo di dobbiamo andare in questa direzione. Uno degli obiettivi deve essere quello di ridurre la produzione dei rifiuti. E colgo l'occasione anche per invitare i cittadini a fare uso della compostiera. Adesso ci sono nuove compostiere per la frazione organica, ma diciamo che ci stiamo muovendo a 360 gradi. Adesso partirà una sperimentazione anche con l'università per conferire il rifiuto organico presso agricoltori. Quindi ci sarà questa iniziativa dei rifiuti che produce la mensa universitaria, per poi vediamo, è una sperimentazione, perché magari immaginare un giorno di poter conferire tutto il rifiuto organico, adesso portiamo in Emilia Romagna con costi altissimi, presso i nostri agricoltori. Quindi aziende agricole che possono, sì, quindi lo possono trattare tranquillamente del compost e del concime e poi magari dare anche un, come si dice, un piccolo importo, ma molto differente dal costo che abbiamo attuale, che va da 95 a 120 euro a tonnellate. Quindi ci stiamo muovendo a 360 gradi proprio per migliorare la situazione e soprattutto con l'idea di abbassare i costi, perché certo, purtroppo per il cittadino le bollette sono diventate piuttosto esose. Assolutamente sì. Allora, siamo in chiusura, anzi abbiamo già sforato un po', un minuto però per chiudere, glielo voglio rubare ancora. In giunta è tutto tranquillo, perché dopo queste elezioni regionali si era parlato di qualche fibrillazione, qualche ipotesi di rimpasto, di cambio di maggioranza. Ieri il sindaco D'Alberto ha smentito questa ipotesi, confermando comunque la compagine di Teramo 3.0 ancora al fianco della maggioranza, e in giunta con il vice sindaco Cristina Marroni. Ci sono stati degli episodi che non possono lasciarci indifferenti e comunque merita una riflessione. Io sono un po' in linea con quello che ha detto il sindaco, però in questo momento Teramo ha bisogno di una guida forte, di un'amministrazione che non, perché poi toccare la giunta, poi diciamo il vice sindaco sta facendo molto bene, è una persona di qualità, quindi noi dobbiamo adesso pensare soprattutto a dare attenzione ai problemi della nostra città, e quindi non abbiamo bisogno di una crisi di giunta. Magari poi nel tempo magari si potranno fare riflessioni più attente e precise, però io dico che adesso dobbiamo guardare con impegno a risolvere i problemi della città, che sono tanti. Una città che vive uno dei momenti più bui della sua storia, proprio per gli eventi sismici, per le difficoltà economiche, e quindi purtroppo dobbiamo attivarci a cercare di amministrare al meglio la nostra città, a rivitalizzarla, a ridare un decoro. Siamo partiti dalla Villa Comunale, dalla Pinacoteca, ma dobbiamo recuperare tutti quei luoghi belli della nostra città, che sono tanti. Speriamo entro l'anno che si concluda la ristrutturazione del Castello della Monica. Speriamo, siamo sulla strada giusta per ridare, recuperare del tutto il Teatro Romano, e quindi sì, questi sono gli obiettivi più importanti della città. Adesso le crisi di giugno in questo momento non ci aiuterebbero a risolvere i problemi, anzi creerebbero ulteriori problemi, quindi andiamo in questa direzione. Grazie all'assessore Valdo di Bonaventura per essere stato con noi quest'oggi, buon lavoro per grazie le tante deleghe in suo possesso. Un saluto a tutti i cittadini, che magari qualche volta non riusciamo a dare risposte, però l'impegno c'è tutto. Allora, grazie di nuovo di Bonaventura. Termina qui questo appuntamento con Di Prima Mattina. Ritroverete ovviamente questo spazio domani come sempre alle ore 7 con la conduzione di Dorotea Mazzetta. Grazie e arrivederci.